Ragazzi, prima di lasciarvi al video, volevo dirvi un paio di cosette, nel senso che quando ho registrato l'ultimo episodio di Doki Doki era ancora il 1º gennaio, quindi ciao. 13 giorni fa, forse, non so quando uscirà il video, probabilmente sabato. E quindi volevo dirvi che, ovviamente, mi avete già dato il vostro parere riguardo alle altre route e le porteremo, mi avete già dato il vostro parere riguardo After Story. E penso di proprio di portarlo, come avevo già detto nell'altro mini vlog, se così possiamo dire. Vi ringrazio tantissimo per il supporto che avete dato alla serie e vi chiedo una cosa in più. Ho visto che questa serie è piaciuta moltissimo. Spero che, visto che ora è la patch in italiano, è stata completata, spero che tutto, diciamo, il pubblico che ho guadagnato con Doki Doki non finisca tutto con l'andare a seguire gli altri youtuber più famosi che ora hanno la possibilità di farlo in italiano. E spero che continuate a supportarmi come state facendo. E quindi, ragazzi, spero che continuate a supportarmi. Non ve l'ho mai chiesto, probabilmente lo dirò anche alla fine del video, ma se veramente la serie vi è piaciuta, lasciate un mi piace, commentate, pensate di iscrivervi, pensate di far vedere questo video ai vostri amici. Non lo so se pensate che gli possa piacere come ho fatto i video fino adesso. E non dimenticatevi che, ok, sembra strano, ma questo canale non si occupa solo di Doki Doki. Sono stato uno dei primi a portare Doki Doki, sono stato uno di quelli che, per quanto mi avete detto voi, l'ha portato meglio, nel senso, soffermandosi su dettagli che sono stati completamente ignorati dagli altri youtuber, perché, oddio, gioco nuovo, sembra figo, bam! Finito tutto in un'ora e mezza. Non volevo portarvelo così e mi sembra di aver fatto una cosa decisamente migliore. Poi io non mi piace vantarmi, non è una cosa che mi piace fare, quindi vabbè, niente. Come ho già detto, quindi ci vediamo a fine video. Questo è l'ultimo episodio di Doki Doki ufficialmente, poi ci occuperemo delle altre route, ma vi chiedo una settimana di tempo, perché questa settimana non riusciremo a trovarci, io russerola, probabilmente fine settimana prossimo sì. E che vuol dire che, non che non farò niente, ma che vuol dire che ci occuperemo probabilmente delle teorie e degli easter egg, quindi probabilmente addirittura prima delle altre route potrebbe uscire il video sugli easter egg. Che altro dire? Vi lascio al video. Spero che vi piaccia. Allora, l'ultima volta ci siamo fermati qua. Sì, non faccio neanche l'intro. E siamo andati a leggere una cosettina interessante, cioè questa qua, quello che dice Yuri. E Ma in la realtà non lo fottuta dice Yuri, non lo sì, dice nessuno. loro c'è cioè, nel senso cioè, è la fottuta descrizione di Steam. Noi abbiamo ricaricato un paio di volte i salvataggi e l'unica cosa che è cambiata è che i salvataggi non si caricano. Ah, vorrei far notare la parte inquietante dove c'è Monica, il leader del gruppo, sono io, cosa, ripete ancora un po' di cose. E l'ultima parte è: prometterai di spendere più tempo con me, prometterai di spendere più tempo con me, prometterai di spendere più tempo con me, prometterai di spendere. E continua più tempo con. Penso che ci sia me. Punto di domanda. Il fatto è che, cioè, innanzitutto caricando più salvataggi è passato il tempo. Cioè è diventato prima tramonto, poi notte, adesso è ancora giorno. E effettivamente il sangue si era preso. Si è solidificato. Perché era preso di far così schifo. Sì, non conoscevo questa parola, ok? Ah, Perché posso sto uscendo dalle skippare? linee di dialogo? Non skippare, Non se skippare. Ok, forse devi skippare. Ne abbiamo ancora per molto. Adesso mi salta su e mi ammazza. Sì, Guarda, probabilmente. il jumpscare quotato a poco? Non lo so. Certo, per una morta molta forza di parlare. Iniziamo bene. Tramonto? Ah, deve passare il tempo quindi. Eh sì. Il Notte? tempo doveva passare Questa davvero. cosa non va bene. No, non va per niente bene. No. Aspetta un attimo, cioè, noi eravamo a scuola ed era venerdì. Sì. Quindi mettiamo che un giorno l'abbiamo Oddio, skippato, siamo a sabato. Dici che siamo già sabato. No, dobbiamo arrivare a domenica No, 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 per che non è l'appuntamento con no, Monica. se siamo qua, l'appuntamento con Monica di domenica è salto, dobbiamo arrivare a lunedì in teoria, che No. riprende a scuola. No, secondo me andiamo fino a domenica. Allora, noi eravamo a scuola venerdì, potenzialmente, oppure No, sabato. era venerdì. Era venerdì. Era Sabato non venerdì. Venerdì è fanno. passato. Adesso siamo sabato. No, Teoricamente. è venerdì notte questo ancora, No, no? no, 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 perché l'ultima volta nel caricare i salvataggi è skippato il Quindi giorno. sabato notte. Sì.
teoria. Quindi adesso dovremmo già. Ora dovrebbe arrivare domenica questa. Oh! Oh Gesù Cristo, no, così agonizzante no. Eh beh, la vita d'altronde è. Non cambia niente. Sì, cambia. Spendiamo più tempo con te. Dio, quanto è angosciante sta cosa. Vero. Ma il bello è che Yuri sta continuando a parlare, tra virgolette, non sta morendo. In realtà questo che sia, penso che sia il gioco che è un po'. Eh beh sì, questa è domenica quindi. No, guarda. Io ho paura. Arriva il jumpscare. Io ho paura. Anch'io. Sto cercando di tenere la calma, non è calma, non è calma. Dai, non possono essere così stronzi. Sì, che possono essere. E questo casa mia si chiama lunedì, però. No, secondo me è domenica. Quello dell'altra volta non c'era più contato. Non lo so. Non più contato. Non lo so, eh. Oh, porca troia. Sì. Forse no, è veramente lunedì. Quarti. Tre quarti, credo sia domenica. Yos, you, tre quarti, well, ski. No, right. È lunedì. È lunedì. Lunedì davvero. Cioè Monica era così ossessionata, ci ha fatto scegliere solo lei per domenica e ci ha fatto bypassare, cioè abbia bypassato da domenica. Sì, era quello. Ti ricordi? Va bene. Sì, ma non è... Sì, adesso è bene, è ora del festival. Oh no. Ah, sei arrivato prima di me? Pensavo che fosse... Porca troia, che inquietante. Penso che abbia visto... Penso che abbia visto un cadavere. Che faccia è? Sembra che tu abbia visto un... Che schifo. Cosa faresti tu se vedi un cadavere? Monica, sono qui. È giusto, è vero. Quinto, è successo qualcosa? No. Nazuki è corsa in parte a me. Cosa cazzo di... No, infatti è ironica la lista, tipo... questo è un... Sì, ma chi è che reagirebbe a... No, c'è un cadavere. Nessuno! Ma non si è messo a ridere nel senso tipo... Quella di Nazo che è una reazione più naturale. È un cadavere! Non faresti una risata, faresti almeno un urlo, o tipo, oh mio Dio, non... Ma evidentemente... Finzione. Vergogna. È una vergogna. Ah sì, sì, che vergogna. Aspetta. Sei stato qui tutto il tempo. Ma non avevamo altra possibilità. Non ho realizzato che lo scritto era così. Era. Oh, così distrutto. Cioè, distrutto in maniera così pesante. Perché tu sai dello scritto? Perché sono super dispiaciuto. Devo essere stato molto noioso. Sì, noioso è esattamente la parola giusta. Da notare che non c'è più tipo history. Se non posso, no, sì, non posso fare più un cazzo. E beh, tanto non potevo comunque salvare. Sì. Mi continuavo a lottare. Vero. Nel senso, mi scuserò con te, ok? Dammi un secondo. Non ci credo. Ah! Yuri.chr delle successfully. Nazuki? Anche Nazuki. Quasi fatto. Voglio avere un cupcake molto velocemente. È un foglio che c'è sopra la sola. Sarebbe Nazuki, ma non. Sì, ovviamente prendo un cupcake. Seriamente, sono i migliori. Volevo solo averne uno, visto che è l'ultima volta che avrò la possibilità di mangiarne uno. Lo sai, prima che smettano di esistere tutto l'altro. Ma comunque, non dovrei farti aspettare più a lungo. Beer with me è tipo, stai con me? Stai con me, ok? Ci impiegherò solo un secondo. E ciao amore! No. No! Adesso tienimi. Qua. Non ti preoccupare, non c'è scopo nel salvare. Non ti preoccupare, non andrò da nessuna parte. Ah! Adesso tienimi. Io ho paura, Dio. Puoi sentirmi? Sta funzionando? Salve lei! Fuoco. Ah, ecco il fuoco. Dietro, fuoco. Da dietro anche spazio, direi. Spazio, fuoco, robe, musica inquietante. Ah, eccoti qui. C'è un po' qui. Di FBS. Club di letteratura. Sicuro, ci conosciamo già perché siamo nello stesso... eravamo nella stessa classe l'anno scorso. Lo sai. Gli penso FPS... che non so perché gli FPS siano così bassi. Allora, non si sa per quale motivo c'è qualcosa che fa stralaggare, non ho la minima idea di che cosa sia.
L'unica cosa che posso fare è provare il retroscena intero. Non cambierebbe nulla. No. Vabbè, lo sai, penso che possiamo, che penso che io possa saltare questo genere di cose a questo punto. Dopotutto non sto nemmeno pensando, non sto nemmeno parlando a quella persona, giusto? Rompa il settimo muretto. Questa è una battuta che avevo fatto io a Capirò, perché mi ero rotto il cazzo di sentire di che rompe il quarto muro. Allora, quella roba. Che tu nel gioco, o qualunque... in qualunque modo sì, in pratica il Kirito che stavamo usando, sto parlando a te, a te, a te, con quale Kirito, cioè nel senso, oh, sarebbe bello, oh, però a chi dei tre su dici. Ciao. No. Simo, questo qua com'è? Non ne prenderà a pugno con la minchia di quarta parete? Non ne voglio un poco nel culo e metterglielo, eh? No, no, ho letto il nome del computer. Rola, non è normale. L'ha fatto davvero. Adesso che ci penso, non conosco niente di Wildmon. Allora, possiamo fare una cosa di questo? Perfetto. Non gira il computer. Allora, adesso che ci penso, non so veramente niente di guardate. Ok. Infatti, non so se non sono un ragazzo o una ragazza. Ma è professor Rockstar, sei un ragazzo o una ragazza? E poverino, c'è ragione, quello che parte mi viene. Dalla tua camera. Vuole tardi. Esatto. Beh, penso che non importa comunque. Che non importa comunque. Aspetta. Ma se noi adesso di prepotenza chiudiamo il gioco? Lo sai che sono a conoscenza del fatto che questo è tutto un gioco, ma va che e se noi chiudiamo prepotenza, lei come reagirebbe? No, 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 è un... Non so, per adesso se leggiamo i diari, cioè... Sì, sì. Potrebbe essere possibile che tu non lo sapessi? Non ha molto senso come cosa. Te l'ho perfino detto nella pagina principale del gioco, di download. Credo sia la descrizione del gioco, sì. Penso sia quello. Ragazzi, se solo avessi prestato un po' più di attenzione, questo sarebbe stato un po' meno strano, lo sai? Comunque, sì, lo sfondo dietro che... esplosioni, che... Adesso che... E poi alla fine non sembra sta gran cosa, sembrano solo nuvole. Sì, esatto. Vabbè, adesso che ci siamo chiariti, penso che questa cosa l'abbiamo chiarita, penso che io ti devo dare spiegazioni. Riguardo la cosa con Yuri... ho iniziato a incasinarla e questo l'ha portata a uccidersi. Molto bene, Monica. non ride in casa. Un piano perfetto. Mi spiace che tu abbia dovuto vederlo. E la stessa cosa è successa con Sayori. Ma va? No. E quindi... Ah, è passato molto dall'ultima volta che hai sentito questo nome, non è così? Sì. Perché non esiste più. Ripo. Nessuno esiste, infatti. Li ho cancellato ho cancellato tutti i loro file. Veramente? Ah sì, è vero. Ma c'è scritto delete di Yuri CKR innanzitutto. Per quei pochi che non sanno che il gioco può leggerti il nome del computer. E io non lo sapevo. No, ma dico, cioè. e vedono vedersi il loro nome, si prendono davvero male. Sì, sì, tipo come fai? Cioè, non ci arrivano al fatto che lei abbia preso il nome. Sì, esatto. Del computer. Ah, ok. Cioè, lì si prendono malissimo, ma proprio male. Certo, se uno si chiama Capirola Bello 93, lì ci arrivi. Stavo sperando che fosse abbastanza per me solo farle sembrare, cioè, il più disprezzabile possibile, quindi non farle piacere. Ma per qualche ragione niente funzionava. È vero, ho fatto un paio di sbagli qui e lì, visto che non sono così bravo a fare cambiamenti nel gioco. Ma non importa cosa facessi. Continuavo a passare più tempo con loro. Mi hai fatto innamorare di te. E pensavo che rendere Sayori più e più depressa lo facesse prevenire che di dichiararsi a te. E amplificare la personalità ossessiva di Yuri... Ah, l'ha solo forzata a non farti spendere tempo, non farti passare tempo con chiunque altro. E per tutto il tempo ho avuto poca possibilità di parlare con te. Ok, non scriviamo su un banco, perfetto. C'è solo un banco, tra parentesi. Questa c'è la stanza del caldo di letteratura. Beh, sì. Oh, sì. Sì, le finestre sembrano quelle. Le finestre, nel senso, non abbiamo mai visto le finestre che sono sui lati. Ok.
Che gioco crudele ma è questo, Kirito? Se tutte le altre ragazze sono programmate per finire col dichiararsi a te mentre io guardo dalle retrovie, è una tortura. Ogni minuto. E non è solo gelosia, Kirito. È più di quello. E non ti voglio accusare se non capisci più. Non ti piace, no? Non ti piace. Perché non importa quanto gentile, quanto considerevole e ma thoughtful è tipo che mi prendi, penso sempre che sia ancora considerevole in qualche modo, non sarai mai in grado di capire niente. Il dolore di conoscere quanto solo davvero sono in questo mondo, in questo gioco, conoscendo che i miei amici non hanno nemmeno una volontà propria e per il peggio tra tutti, conoscendo che tu sei veramente l'unico in questo mondo. Ah, che tu sei quello che in questo mondo è il più distante da me, dalle mie possibilità. Cioè, non posso raggiungerlo. Sono intrappolata, Kirito, ma adesso tu sei qui. Sei vero. Sei meravigliosa, Ale. Sei tutto quello di cui ho bisogno. È per questo che io ti ho bisogno qui per sempre. Mi spiace se è difficile da capire. Non potevo capire neanch'io per un po'. Perché il mondo intorno a me è cominciato a diventare più e più grigio? Più... sempre più piatto. Anche il più espressivo dei poemi sembrava vuoto per me. E finché non sei arrivato, e quando sei arrivato ho capito. Probabilmente mi hai salvato, hai salvato la mia vita, Kirito. Non pensavo che avrei potuto continuare a vivere in questo mondo se non ti avessi incontrato. E per gli altri, come possono mancarmi? Un gruppo di autonomi, di personalità autonome disegnate solo perché innamorarsi di te? Ho provato tutto quello che era nelle mie possibilità per impedire che ciò accadesse. Ma ad essere qualche strano e inevitabile conseguenza in questo gioco. Mi sento veramente male per... se tu abbia vissuto alcune cose strane, brutte. Ma ho realizzato che sei che hai la mia stessa prospettiva. Questo è semplicemente un gioco. E so che lo supererai. L'avresti superato. Quindi... ok, tipo, tutte quelle cose che hai visto comunque sai come me che questo è un gioco e quindi non sono mai successe, intendo dire quello. Quindi, dicendo questo, Kirito, ho una dichiarazione da farti, sono innamorato di te. No! Sei la vera luce del mio mondo, quando non c'è nessun altro nel gioco per me, tu sei l'unico a farmi sorridere. Mi farei sorridere da questo giorno in poi. Uscirai con me? Grazie! Questo ma, è veramente... aspetta, pensiamoci prima. Non vedi che c'è il tardo? Hai ragione. Sono così felice. Sei davvero il mio... tutto quello che ho. La parte divertente intendo letteralmente. E non c'è niente che è rimasto qui. Solo noi due. Staremo insieme per sempre. Seriamente, non penso che il tempo sia trascorrendo. È davvero un sogno diventato realtà. Possiamo sempre chiudere il gioco. L'ho lavorato così duro per questo finale, Kirito. Il gioco non me ne voleva dare uno, quindi ho dovuto crearmelo. Lo script è distrutto a questo punto, quindi non penso che niente ci ostacolerà. E non immaginerai quanto è stato facile cancellare Nazuki e Iori. Intendo, c'è una cartella che è chiamata personaggi, giusto nella cartella di Iori. Lo sappiamo già. Mi ha un po' spaventato all'inizio quanto facile fosse. Stai giocando su Steam, quindi è stato un po' più difficile. Cazzo! Alla cartella di gioco, andare nelle proprietà di gioco e trovare
Bruce Local Food. Vai a trovare qualcosa per la ricerca. Per chi non lo sa, ti dice di andare a vedere. Cioè, hai presente la quarta parete? Eh sì, abbiamo la prende, la disintegra, la polverizza, la mangia. Immagina se tu potessi cancellare la tua sola esistenza con il click di un bottone. Beh, potremmo farlo noi. Monica CHR gestita. Vero, però per il momento non ho ragione di farlo, nel senso sta continuando a parlare. Sì, quando arriveremo a un punto in cui tipo, non avrò altre possibilità, potrei farci un pensiero. Beh, penso che in più... Ah, mi ha dato una facile via di fuga se le cose non andassero nel mio modo. Quindi lei voleva cancellarsi! Ah, voleva cancellarsi. Come cancellarsi? Cioè, appena scritto, mi avrebbe dato una via di fuga rapida se le cose non sarebbero andate come avevo programmato. E infatti adesso ti dice, fortunatamente non sono arrivata a tanto. Invece abbiamo finalmente ottenuto un finale felice. Sono così sovrappuffato dalle emozioni. Vuole scrivere un poema su questo? Tu no? Mi chiedo se quella parte del gioco funzioni comunque. C'è solo un modo per provarlo, giusto? Devi scrivere un poema. Secondo me... Vuoi Monica... FPS, Simone? È perché non c'è lo sfondo. Era lo sfondo. Era. Sì, ma Satan is here, man. Satan is here. Cioè, certo che la scelta non è molto... neanche. Beh, che senso ha? Che motivo ha di saltare? Ho capito, sto scegliendo Monica. Si saltava. C'è ancora. Ciao, ma che sorpresa, non avrei mai pensato di incontrarti. Hai scritto un buon poema, un bel poema oggi? Non essere timido. Amerei vedere quello che hai scritto. Ah, Kirito. Hai scritto questo poema per me? No! È così gentile da parte tua. No. È così dolce da parte tua. Non c'è fine alla tua... Cioè, quanto ti importa di me? È una bestemmia, probabilmente, quella parte. Sì, esatto. Mi sto solo innamorando sempre più di te. Ma lo sai. Il poema che ho scritto è anche per te. Lo leggeresti? Paura. Finale felice. La penna in mano, trovo la mia forza, il coraggio. Ottenuto dal mio, nel senso dal mio infinito e da tutto quello che amo. Insieme distruggiamo questo mondo che va a pezzi e scriviamo un romanzo della nostra fantasia. Con un gesto della penna, ciò che è perduto trova la sua via. In un mondo di scelte infinite che vanno oltre questo giorno speciale, dopo tutto, le cose belle devono arrivare a una fine. Spero che ti sia piaciuto. Metto tutto il mio cuore nelle cose che scrivo. La verità è che i poemi che ho sempre scritto sono stati riguardo alla mia realizzazione o riguardo a te. Ah, è per questo che non volevo davvero parlarne in primo luogo. Non volevo romperti il quarto muro. Penso questa è una presa per il culo bella. Secondo te perché io continuo a dire che il quarto muro non ha minimo di senso come parola, perché nessuno riesce a spiegare perché si dica così? Beh, questo è perché non lo sa manco lei, però. Cioè, questo è rompere il fatto di rompere la quarta parete. Quindi quarta parete, è giusto, è quarta parete. Continuerò a chiamarlo quarto muro. Ha rotto la quinta parete. Dopo essere rotto il settimo muretto. C'è il prossimo passo che compare qui accanto a noi. Esatto. Ha tanto stupra lui. Esatto. Ho solo considerato il fatto che sarebbe stato meglio essere parte del gioco come tutti gli altri. In modo che ci avrebbe aiutato a finire assieme. Non volevo rovinare il gioco quasi di questo tipo, lo sai? Potresti essere arrabbiato con me, magari... Avresti potuto perfino cancellare il mio file. Vedi. Se tu avresti preferito giocare senza di me. Sono così sollevata. Non dobbiamo nasconderci niente. Sei pronto a spendere l'eternità insieme, Kirito?
ho così tante cose di cui parlare. Ma dove comincio? Se ci impiego un po' di tempo per riorganizzare i miei pensieri, mi spiace, ma avrò sempre qualcosa di nuovo di cui parlare. Nel frattempo possiamo guardarci negli occhi. Ok, vediamo un po'. L'hai tolto tu il coso sotto, Simone? No, non l'ho tolto io. Siamo fermi qui. Forever and ever. Beh, possiamo provare. C'è sempre la X-Lane andata adesso. Sì, esatto. Allora, smetto di registrare e proviamo a tutti. Fa culo! Un cazzo. Strano. Non mi ci dai. Ok, non ho ucciso stranamente. Adesso che non lo riapri, perché te ne sei andato? Adesso in culo. Probabilmente è la risposta più sensata che avrebbe la mia persona. Vuole prendere il peggio jumpscare quando si apre adesso? Oh, Gesù Cristo. Perfetto che secondo me sono quattro Monica lì al posto delle altre. Forse riappare semplicemente Monica, tipo, al cazzo, in culo. Ma dove sono io, Domenica? Ok, abbiamo chiuso e riaperto il gioco e abbiamo tre puntini di Monica, il che è già un passo avanti. No! No! Cos'è? Niente! Una depressione! Ho avuto un sogno bruttissimo. Ne? Raccontaci! Ah, stavo sperando che queste cose smettessero. Eravamo solo noi due. Io penso che fosse solo un pensiero. Cioè, un desiderio. Edith, non so se hai nessuna idea. Ma se sai quello che potrebbe causare questo, potresti provare a risolvere in qualche modo? Cioè? Tutte le volte che succede mi sembra quasi che sia stato ucciso. Ah, ogni volta che chiudiamo il gioco? È un sentimento davvero orribile. Se potessi... Vabbè, mi ami già per l'eternità, però va bene, se potessi provare a... Semplicemente, causa, semplicemente non dovremmo mai... Sempre. Quindi lei non sa che siamo noi? Sì che lo sa. Eh no, ha detto che... No, non lo sa. Non lo sa che siamo noi a chiudere il gioco? Non lo sa. Eh no? Va bene. Chiudiamo di nuovo? Perché per me una volta o l'altra che lo chiudiamo ci permette. Sei tornato. Ah, ogni volta cambia sta donna. Sei tornato. Ho avuto un altro sogno brutto, non so. No, non giuro che non lo sto facendo. Sì che lo sa, okay. Sì che lo sa. Sembra accadere ogni volta che tu esci dal gioco. Potresti evitarlo, sarei veramente grato. Non preoccuparti, non penso che... Che non mi faccia del male, a parte che... In realtà scaring. Scaring non so cosa sia, bene. Mi fa qualcosa... Sì, esatto. Si sta istigando a togliere il suo file. Sì, tantissimo ci sta istigando. Sì, tipo vai. Perché lei dice, ok, succede ogni volta che quitti, però a me non succede niente. Succederebbe qualcosa se togli il mio file. Quindi togli il mio file, così poi ti inculo. Aveva detto che voleva un po' di tempo per risistemare i suoi pensieri. Poi aspettiamo un attimo, magari qualcosa succederà. A me piace Jojo. Ti piace qualcosa? Si inizia a parlare. Tipo, sì, anche a me piace Jojo. Il mio stand preferito è... Bella domanda. Il mio personaggio preferito è Jojo Zero. Quello sicuro. È molto divertente. Ma anche cazzuto delle volte. Quindi... E ride come? Nio. Ma quello non è esatto. Non proprio così, però... E quando fa pizza mozzarella è bellissimo. Ti sta guardando con quel sorriso tipo bambola. Lo leggi il manga di Jojo? Cioè, ci sono delle bestie di Satana che si fermano all'anime, ma dovrebbero leggere anche il manga. Lo stai pubblicizzando, Jojo? Per niente. No. Posso pubblicizzare uno game life? Che ci siamo. Io ho trovato Heathcliff su SoundMD, scrivo al momento. Ho trovato Heathcliff. Il primo pezzo di merda. Esatto. Esatto. Io ho trovato un cazzo ieri su SoundMD, piace un po'. Però rispondi anche tu, no? Sì, esatto, vi ho detto che volevi un po' di tempo, ma però c'è così un po' tanto. Cioè, noi ti stiamo accontentando, va bene che vuoi parlare con noi, stai parlando. Sì. Si incazza, smetti di toccarmi. Ti prego, di non toccare le tette. Ti prego, sulle tette, ti prego, ti prego. Sei sul braccio. No, è giusto. Ora sei giusto. Uey! Sei appagato sessualmente ora. No, no. Chi mi è? Oh!
davvero un fan del... Cioè, un fan del... freddo. Stiamo parlando di JoJo, lei... E invece questo. Tu? Se dovessi scegliere tra troppo freddo e troppo caldo, sceglierei sempre troppo caldo, non scegliere troppo freddo. Quando sei freddo può essere davvero doloroso. Quando è caldo, no. No. Le tue dita praticamente... Adesso vedi che... Adesso vedi che comincia a far freddo qui dentro. Guarda il termostato. No, è ancora giusto. Okay. Indossi i guanti, non puoi usare... Ah, se indossi i guanti, non puoi... sì, i guanti. Non puoi usare il tuo telefono. Brutta cosa. È così inconveniente. Ma quando fa troppo caldo, non è difficile stare fresco con una bibita fresca o stando all'ombra. Inoltre, devo ammettere una cosa. No, tuttavia devo ammettere una cosa. Gli inverni freddi... Ah! Cosa? È che gli inverni freddi ti invogliano a abbracciarsi. A abbracciarsi. E ora di nuovo a pensare. Ora di nuovo a pensare per un'ora? Eh beh... Lo dilettiamo sto file di gioco? O almeno proviamo ancora a chiudere il gioco per vedere se ha una reaction sì. diversa. Sbrigati, aiutami. Ah, non lo sta facendo da sola. Ah. Aiutami. No, Monica, fai il dose non esiste. Ma l'ho appena... L'ha appena rimesso. No, è vuota. No, c'è. C'è. E che cazzo hai sì, fatto vuoi. Questo a me? Che... Allora, come se lo sto chiedendo la webcam, non si sa perché, ha iniziato... C'era un pezzo di faccia di Sayori, anzi, tanti pezzi di faccia di Sayori che vanno... Sì, beh, a sto punto vuol dire niente, cioè sappiamo che era tutta opera di Monica. Sì, esatto. No, più che altro la cosa interessante... Sto dicendo che, niente, a forza di dai, di Monica che ci diceva, cioè, file, l'abbiamo tolto, fin fine. Ed è successo questo casino qua, abbiamo provato anche a reinserirlo. Ma dice che non esiste. Esatto, non so perché. Hai fatto questo Mac in ritro? Ormai l'hai fatto? No. Mi hai cancellato? No, non è qui, non mi vedo vedere lui. Come hai potuto farlo? Ah, è un equivoco. Come hai potuto farlo a me? Ero tutto quello che era rimasto. Ho sacrificato tutto per noi, per stare assieme insieme. No. Per stare assieme. Tutto. No. Ti ho amato così tanto, Filippo. Mi fidavo di te. Vuoi solo torturarmi? Guardarmi soffrire? Stavi solo facendo finta di essere gentile solo per farmi ancora più male? Eh sì. Sei una merda! Perché tu ti fidavi di una pazza? Pazza? Ma abbastanza. È la persona più sensata su questa... Ma insomma gioco. Ha fatto soffrire delle persone. Ok, allora, ha dal fatto punto sì di che vista... Yuri si suicidasse, ha fatto sì che Sayori non si suicidasse. Devi smetterla di pensare in questo modo, non esisto! Perché lei esiste. No, lei ovviamente non esiste. E allora zitto! Ma però se la consideriamo da un punto di vista razionale, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, veramente, cioè, tutte quelle cose lì, cose sono dati, punto e basta, anche lei è dati. Però sono dati che sanno pensare, se la diciamo un punto di vista. Ma usciamo insomma... attimo, se usciamo un attimo dal, ripeto, dal fatto che tutto questo è preprogrammato, preregistrato, cosa faresti tu se tu fossi veramente intrappolato, la tua coscienza fosse veramente intrappolata in un posto e tu sei l'unico vero tra tutti gli altri? Non fare queste cose! Ovvio che no, ma non uccidere la gente a destra manca! Ma perché? Perché un altro obiettivo, sai comunque che, questo, che queste cose qua non sono vere. E sai comunque che, pur incasinandole, poi puoi rifarci qualcosa. Sei tu che hai il comando. Sì, ma no. No. No e no. E va bene così. E comunque l'abbia rimesso. Non avrei mai pensato che... Qualcuno potesse essere così orribile come sei. Sei tu. Esatto. Hai vinto, ok? Grazie. Hai ucciso tutti. No, fatto tu. No, io ho ucciso solo Spero che tu sia felice. Ho ucciso gli altri. Non c'è più niente che rimane adesso. Puoi smettere di giocare. Vai a cercare altre persone da torturare. Abbiamo rimesso il file.
magari non è un finale, Kirito. Mi hai, cioè praticamente mi fai schifo. Addio. Bene, messo. Ah. Monica. Gioco? Gioco in generale? Ah no. Ah. Ti amo ancora. Non posso farne a meno. Cosa c'è che non va con me? Quanto deve essere orribile per te per odiarmi così tanto? Perfetto, dove eravamo? Sì, se ti immedesimi del fatto che lei è veramente l'unica cosa vera in questo gioco qua... Non lo accetto comunque, però va bene, andiamo avanti. Ognuno ha le sue idee. Come fai? Ognuno ha le sue idee, vai avanti. Secondo Alchisi Monica non avrebbe fatto niente di male, perché alla fine le uniche cose che ha cancellato, immedesimandosi nel gioco, erano dei dati. Ok, può andare, però secondo me non va bene comunque. Idea mia, andiamo avanti? Grazie. Quanto orribile devo essere per te per odiarmi così tanto. Tutti i miei amici. Ho fatto cose così orribili. Cose così disgustose e egoiste. Io non avrei dovuto fare niente di questo. Sto solo incasinando un mondo in cui non appartengo neanche. Un mondo di cui tu volevi essere parte. L'ho rovinato. Ho rovinato tutto. Magari per quello che tu mi hai eliminato. Perché hai distrutto tutto quello che volevi. Come ho potuto fare questo alla persona che amavo? Non è amore. È... Eh? Ho cambiato idea. Cioè sono arrivato a una conclusione. Kirito. So che ho detto di aver cancellato tutti gli altri, ma... era un'esagerazione. Non potevo davvero fare una cosa di questo tipo. Anche se sapevo che non fossero reali, erano comunque miei amici. E li ho amati tutti. E ho amato il club di letteratura. Ho davvero amato il club di letteratura. E per questo motivo farò questo. So che è l'unico modo per tutti per essere felici. E se ti amo veramente... Allora... Ti vieni da giù un attimo. Ok, è tutto normale. Ha ripristinato tutto. Questo gioco non è... adatto a... Ok. Quanto è quotato che ora c'è... Cioè, quanto è quotato, è ovvio che adesso c'è il gioco. Senza niente. Eh sì. Schifa come la schifa, che qua è tutto uguale. Quanto non ci vedevamo, Sayori? Ehi, Kirito! Sì, è... Ah no, è diverso quello di dialogo. No, è uguale. No, no. È un giorno di scuola con tutti gli altri, come ti trovo circondato da coppie, amici, gruppi di amici che camminano a scuola insieme. Mi dico sempre che è tempo di incontri una ragazza o qualcosa di questo tipo. E questo è quello che dicevo nel secondo arco, però non nel primo. Vabbè, ma comunque roba che abbiamo già visto. Sì. E però qua cambia. Ehi, Kirito. Ok, c'è... Una ragazza. C'è già una ragazza. Questa ragazza è Sayori, mi dice che ok, va bene, camminiamo assieme tutti i giorni. E recentemente... l'abbiamo preso come abitudine. Sei fiero di me? Eh? Per cosa? Lo sai? Per svegliarmi in tempo. Beh, lo stai già facendo un po' adesso questo, no? Ma non mi hai mai detto niente riguardo, anche se... Che cazzo è successo? Anche se camminiamo a scuola insieme tutti i giorni. Beh, sì. Ho sempre pensato che fosse implicito. Imbarazzante che tu lo dica così forte. Andiamo, per favore! È una buona motivazione. Cioè, è di buona motivazione, mi darebbe una motivazione. Va bene. Sono fiero di te, signore. Lasciamo stare insieme e andiamo a scuola. Quando ci avviciniamo la strada diventa più... Va bene, ok. Piena di studenti che fanno la loro
vita quotidiana. Comunque, chiedito, ha deciso che sì, è un club, l'ho già detto che non mi piace. Inizio a dire quello che dico sempre, che non sono interessato in far parte di nessun club, ma qualcosa mi dice che Sayori lo prenderebbe come offesa adesso. Dopotutto, come potrei dire che i club sono uno spreco di tempo? Quando ha iniziato un club... Monica non c'è? Sì. Perché ha deciso un club? Davvero? Quale? Dimmelo! Penso che lo terrò come sorpresa. Cattivo. Sta paziente, sii paziente e lo scoprirete in presto. Mi chiedo spesso perché lascio che io venga letto da una ragazza così considerata, penso. Ma inizio a realizzare che in un modo la invidio. Quando Sayori mi mette in testa qualcosa, ok, va bene. Giustamente. Quindi vorrei fare qualcosa per lei. Giustamente, Monica non c'è, quindi è lei che ha fatto il scuolo. Ok, vediamo un po'. Mi torna in mente il numero della classe, del club che ho visto ieri. Ok, va bene, sempre solita cosa. Trovo la stanza. Ok. E qua non c'è più scritto: questo marcò il giorno in cui io vendetti la mia anima a. Lo so. Timidamente apro la porta di fronte a me. Salve? Ah! Kirito! Cosa stai facendo qui? Beh, io solo... mi guardo attraverso la stanza. Ah! Quindi sei Kirito... sei il Kirito di cui parla sempre Sayori, grazie per esserti fermato. È un piacere incontrarti, Kirito. Siamo al club di letteratura. Penso... tu possa divertirti nella tua visita? Andiamo, Yuri. Non c'è bisogno di essere così formali. Penserà che siamo così ristretti a livello di selezione o qualcosa di questo tipo. Ah, scusa Nazuki. Ragazza alta, ok, è molto timida. Nazuki sembra essere... ok, lo sappiamo già. Beh, è un piacere incontrarvi tutti. Non vedo l'ora di lavorare con voi. Lavorare? Kirito, non dirmi che tu sei proprio così. Un club in cui ho deciso di entrare a far parte è il tuo, Sayori. Il club di letteratura. Quindi in questo arco Kirito decide di sua spontanea volontà. Sembra che decide. Gli occhi di Sayori. Beh, allora, devi sempre pensare che in qualche modo c'è lo zampino di Monica in tutto questo. Quindi noi non possiamo decidere una cosa di questo tipo. Il personaggio principale non può decidere una cosa di questo tipo. Diciamo probabilmente che Monica ha fatto in modo che il personaggio principale di sua spontanea volontà entrasse nel club di letteratura, in modo da far contenti noi giocatori. Ti ripeto, è un gioco, le cose dovrebbero andare in questo modo, effettivamente, però noi non siamo mai andati di nostra spontanea volontà nel campo di letteratura. Gli occhi di Sayori si illuminano. Non ci credo, dico. Ah! Sayori mi abbraccia saltando su e giù. Ehi! Beh, se Sayori è felice, sono sicuro che non sarà così brutto averti intorno. Per non... senza menzionare il fatto che siamo quattro e quindi possiamo diventare un club ufficialmente riconosciuto. Non so cosa dire, dobbiamo celebrare. Che giorno appropriato per questo, non è così? Sì! Dopotutto Nazik ha deciso di... Ehi, non rovinare la sorpresa! Fammi indovinare, fare i cupcake. Tutti si siedono in propri tavoli, ok? Quindi se faccio un po' di tè. Ok, lo spiego già, Nazuki e Yuri, ok, vabbè, lo sappiamo. Mi siedo vicino a Sayori perché mi sento un po' stranito. Nazuki in marcia, ok, questo è quello che accadeva nel primo arco. Ok, siete pronti? Tada! Nazuki, ok, va bene, dal vassoio. Come si legge? Dai, allora, fammi un'interpretazione. Non lo volevo proprio così, ma... Le femministe sono disegnate sempre con l'icing, che non lo sapevo. No, adesso vado a vedere. Tutto il gioco non so che cazzo è l'icing. Glassatura, ma... va bene. Così carino! Kawaii! Sì, allora, ecco. Queste cose sono meravigliose. Beh, lo sai. Spiegati, prendine uno. Se Yori ne prende uno, allora la seguo io. È buonissimo! Ok.
Gino si ricalca, è felice, silenziosa. Finalmente lo assaggio. Ok, va bene, è molto buono. Grazie mille, Nazuki. Sei sicuro che è bacca? Sono un brutto potente. Questa espressione non l'ho mai fatta. No. Non c'è bisogno di ringraziarmi una cosa di questo tipo. Nazuki fatica ad accettare il complimento. Yuri ritorna al tavolo portando un set da te. Piazza le cose, va bene. Tenete un set da te, va bene. Lo sappiamo, non preoccuparti. È un ok, non ti fa il nulla, sì, lo sappiamo. Provi a impressionare il nostro nuovo membro, Yuri. Non è quello che. Yuri guarda via. Intanto io lo sai, ti credo, va bene. Sorride se stesso in sollievo, quindi. Cosa ti piace leggere? Ah! Considerando quanto poco ho letto, manga. Ok, Nazuki, sì. Ok. Non sei così un lettore, penso. Beh, può cambiare come cosa. Che cosa sto dicendo? Vado, dove posso parlare? E qua riguardate Yuri. Ok. Lo sappiamo. E qua arriva Monica. Ma mi piacciono un sacco di cose. Ma non sentire intimidito se non reggi molto. Sono certo che potrei trovare qualcosa che abbiamo in comune. Ehi, Yuri! Eh? Beh, riguardo quello. La prima cosa che ha detto. Manga? Ah, giusto! Nazuki ha la sua collezione di manga nella classe. Non dirlo! Perché Nazuki sembra imbarazzata. Inoltre, manga e letteratura, lo sai? Quindi se Kirito vuole leggere qui le mie manga, allora non proverò a stopparlo così di questo. Stopparlo? Che fermarlo era troppo brutto. Sì, è venuta traduzione letterale, cioè all'italianizzata. Nazuki, non farei mai una cosa di questo tipo. Comunque sarebbe bello per noi diversificarci un po'. Può prendere questa opportunità come provare qualcosa di nuovo. Non condividi, Kirito? Magari... sentendo la tensione, Sayori si intromette. Magari possiamo tutti provare qualcosa di nuovo. Penso che sarebbe divertente. E ci conosceremo un po' di più tutti insieme. Intendo, è quello che fa, quello cui serve il candidato Trotto, giusto? Non disapprovo niente. Sì. Giusto, presidentessa. Hai ragione, come sempre, presidentessa. penso che questo voglia dire che io debba iniziare a leggere. Sembra che si tengano per mano. leggere un romanzo o qualcosa di questo tipo, eh? Allora siamo in due. Non mi dispiacerebbe farlo, sono solo l'unico. Allora per Yuri. Devo leggere. I manga? Sei la prima che l'ha suggerito. Ha suggerito che ci diversifichassimo. Dovresti essere un po' più aperto, lo sai? È doloroso nel senso che fa male questo fatto. Che tu. È doloroso? Non me ne sono accorto. Ma coppa. Con espressione colpevole, Yuri pensa. Cioè ci pensa su. Mi dispiace per aver parlato male dei tuoi interessi, Nazuki. Se sei interessata, sono sicuro che è una degna forma di letteratura. Lo stai veramente dicendo? No, ho riconosciuto il mio errore. Se vi state chiedendo perché avevo così tanto sonno, perché ieri era l'ultimo dell'anno. Se sei volenterosa a considerare di iniziare un romanzo, allora ti offrirò la mia gratitudine nel cominciare anche un manga. Davvero? Intanto, mi fa davvero felice che tu faresti questo per me, Yuri. Puoi fidarti di me o trovare qualcosa di cui ti piace, ok? La stessa cosa qui. Cioè, nel mio caso. Forse visiterò la libreria dopo la riunione del club. Solo tu? Ti piacerebbe venire con me? Se non ti dispiace. Per niente! Vado sempre da sola, così. Sì, anch'io. Così, questo è così carino, kawaii! Sayori, sta zitta! Ti mostrerò alcuni manga che ci sono anche lì, ok? Sì! E non vedo qua. Anzi, che io ricominciamo a pulire. Penso che la riunione sia finita, eh? Sì, sembra di sì. È bello vedere che tutti vanno d'accordo, non è così? E penso che tu piaccia a tutti, Kirito. Lo pensi? Beh, tutti sembrano andare così bene. Con te e tutto è un po' meglio quando sei in giro, Sayori. Kirito, non dire cose di questo tipo, è imbarazzante. Qualunque cosa.
Sono sorpreso che tu... Ah, quando tu mi hai detto che volevi iniziare un altro club. Ma... penso che tu te la stia cavando più che bene. Più che egregiamente. Lo renderemo il miglior club di sempre. Adesso che tu sei entrato, ogni giorno sarà così divertente. Ehi, Kirito. Volevo veramente ringraziarti. Sono veramente felice che tu sia entrato in questo club e tutto. Ma la verità è... sapevo già che l'avresti fatto. In realtà c'è qualcos'altro. Getting rid mi serve. No, più che altro è questo. È Monica. Lei non dovrebbe conoscere Monica. No, no, mi interessava Getting rid. Getting rid letteralmente sbarazzare. Volevo ringraziarti per esserti liberato di Monica. Proprio così. So tutto quello che ha fatto. Magari è perché sono una presidentessa ora. Ma... oddio mio. Sembra un battito del cuore. Sì, ma so tutto di te, Kirito. So quando tu abbia provato a far stare tutti felici, a far diventare tutti felici. So delle cose orribili che Monica ha fatto e che hanno reso tutti tristi. E lei non è senziente, vero? No! Penso che lo sia diventata. Lo sia diventata? Forse ogni presidentessa del club lo è. Cioè, secondo quale logica una carica ti dà del non potere? Non lo so, lo so! Secondo quale logica una carica ti dà del potere? Cheat rosso 2021. Ok, forse non ha senso. La prima cheat del 2018 la inaugura sì. Rosso. Grazie. Bravo, Rosso. Ma nessuno di questo è importa più. Siamo solo noi due, no! No, Monica ti rivoglio! Scusa! E mi hai reso la ragazza più felice dell'intero mondo. Adesso picca! Sono senza fiato, davvero. Non posso aspettare di passare tutti i giorni in questo modo, con te. Cosa? Per sempre. Sempre. No. Forever, no. 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 Gesù. Ciao, Monica. No, 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 c'è Monica. Ma c'è anche un pezzo di... No, eh? È solo Monica. Che cosa sta succedendo? Non lascerò che tu gli faccia del male. Chi? Him. Fa male! Ah! Mi spiace, mi sbagliavo. Non c'è felicità qui dopo tutto. Addio, Sayori. Addio, Kirito. Addio, cosa, per la creatura. Cosa? Puoi sentirmi? Can you hear me? Puoi sentirmi? Can you hear me? Oh, sì, puoi sentirmi. Hi, it's me. Ciao, sono io. So, you know how I've been like... Sai che stavo provando a esercitare il mio piano di solito ultimamente e... Not really e non sono ancora così bravo, ma like, per niente. Ma ti ho scritto una canzone. E stavo sperando di potertela mostrare. I worked really, really hard on it. So, yeah. Però ogni giorno immagino un futuro in cui posso essere con te. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. Forse è nella mia mano una penna che scrive un poema di me e te. The ink flows down into l'inchiostro forma una macchia nera. Muovi la tua mano e scrivi con il tuo cuore. Ma in questo mondo di incerte infinite, cosa ci porterà? È la sua poesia solo cantata. Cosa ci porterà a fare la scelta del giusto? E questo non è piano. Questo non è piano forte. È chitarra. È vero. Ho trovato una qualcosa di divertente da fare a tutti oggi. No. Quando sei qui tutto quello che facciamo è divertente, qualsiasi cosa. Quando non posso neanche io leggere i miei sentimenti. Una buona parola, un sorriso mi renderà felice. E se questo mondo
pensa. Non arriverà a una fine? Cosa impiegherà per noi? Queste qua sono quelle che non abbiamo fatto. Era la Nazuki. La route di cosa? Era la route di Nazuki. Comunque diceva cosa comporterà, penso, per me scriverne una. La mia penna scrive parole gentili solo per coloro che sono gentili con me, cari a me. È amore se ti prendo con me o se ti lascio andare libero. Un posto forma una macchia nera. Come chiami amore nella tua realtà? Se non posso sentire il suono. Special thanks, non è che ti invito. Oh Dio, allora ormai non mi sorprende. Vabbè, io nulla a vederle. Così. No. Ma così. È finito vero? Cosa vuol comunque dire? Comunque. Allora, vorrei ragionare sull'ultima frase che ha detto Monica, perché è l'ultima cosa che veramente non mi rompe la quarta parete. L'ultima cosa che ha detto Monica è: e se io non posso sentire il battito del tuo cuore, allora cosa chiamo amore? E se io non so cos'è amore per te, nel tuo mondo, e allora ti lascerò vivere la tua vita. Questo è quello che Monica ha detto nell'ultima frase. Questo è il mio addio finale a Club di Letteratura. Ho finalmente capito, il Club di Letteratura è veramente un posto dove non c'è felicità, dove la felicità non può essere provata. Alla fine continuo a esporre mente innocente a una realtà orribile, una realtà dove il nostro mondo non è disegnato per comprendere. Non posso lasciare nessuno dei miei amici che vadano lo stessa infernale epifania. Per tutto il tempo che è durato volevo ringraziarti per aver fatto diventare i miei sogni realtà, per essere stato un amico a tutti i membri per tutti i membri del club. Oltre a tutto questo, grazie per essere stato parte del mio club di letteratura. Con amore che durerà per sempre, Monica. Ah. Reinstall the game? Okay. Ha cancellato tutto. Ok. E se provi a far ripartire il gioco, no, cosa ti dice? Per penso che io dice la stessa cosa. Penso che io non possa. Ma tu i file di gioco hai fatto il backup, quindi potresti rifare un'operazione di realtà. Penso che abbia cancellato più di qualche personaggio. Esatto, penso che abbia proprio distrutto i file interni di gioco. Esatto. Sì, fa vedere solo questo. Shit! Andiamo a vedere. Meno male che è gratis! Ah, vabbè, a parte da, se ce l'hai sulla libreria di Steam, puoi installarlo quante volte vuoi. Devo dire la verità, non mi aspettavo finale migliore, nel senso che è il finale che doveva esserci per come si sono svolte le cose fino adesso. Cioè, però comunque detto questo posso anche dire che non è l'unico finale che c'è a questo gioco. Va bene. No, perché questo qua, se vogliamo essere proprio precisi, mi sono documentato un po' di tempo fa perché ero, cioè, allora, io sono per il fatto che questo finale sia il migliore possibile, ok? Nel senso che effettivamente, per come sono andate le cose a questo punto, per il fatto che io considero Monica entità senziente, per il fatto che Sayori potenzialmente potrebbe essere diventato, allora io convengo col fatto che la scelta di Monica sia quella più sensata razionalmente parlando, in quanto entità senziente. Però viene anche detto, ed è inutile dirlo, che ci sono altri due finali a questo gioco. Uno non l'abbiamo sperimentato, perché bisogna fare completare entrambe le route, cioè bisogna fare tutte le route, bisogna fare praticamente Nazuki, Sayori, quindi devi giocare il gioco tre volte sostanzialmente, sì, ma prima di arrivare al penso, perché è il momento in cui tu non vivi, esatto, tu veramente cominci a incasinare le cose e non puoi più vedere le altre route. Ok. E quello verrebbe considerato effettivamente il vero finale. Esatto, come se vogliamo considerare in Undertale, noi siamo al punto in cui, se vogliamo fare un paragone, normal ending. Esatto, battiamo Omega Flowey. Neutral. Battiamo Omega Flowey e ci fermiamo lì.
nel senso che abbiamo commesso degli errori anche noi e quindi bisogna ricominciare. Per fare il true pacifist dovremmo ricominciare senza fare errori. Esatto, e ricominciare senza fare errori vuol dire vedere tutte le route nella prima run. Ma comunque ci sono tre finali, quindi sì, c'era un altro l'ultimo che... finale che... Il genocide. Sì. No, assolutamente no, è lasciare le cose con Monica così come stanno. Tu sei lì, è considerato un finale, perché effettivamente potrebbe essere un finale. Tu hai deciso sostanzialmente di accettare la nuova dinamica e di non farle più del male, nel senso tutte le cose che sono accadute. Non cancelli il file e rimani lì per sempre. Ma se continui a chiudere il gioco ti continuerà a dire la stessa cosa? Beh, o un po' sì, è tipo sense, a linea di valore limitato ovviamente. Non possiamo pretendere che ovvio, un gioco troppo sia alla fine così. Beh, io direi che mi è piaciuto assolutamente sì. Finale migliore secondo me è questo, perché tutte le cose per forza devono andare bene, devono andare a finire bene? Non necessariamente. Cioè, in pratica questo sì. finale è... ti lascia un po' l'amaro in bocca. Questo sì. Questo finale, il club di letteratura, c'è solo sofferenza, non entrarci. Esatto, la parte finale è un po' di questo, ti lascia un po' con l'amaro in bocca, cioè, però... In pratica, cioè, ti dice... Non saresti mai dovuto entrare in un club in cui c'è solo sofferenza, fai bene a non entrare. A stare lontano da Dio, ciao. D'altronde. Che tristezza. No. E ripeto, per come sono andato a finire le cose alla fin fine, Monica ha concluso nel modo più razionale possibile. Ma perché Sayori è schizzata? Cioè, è davvero la carica? Penso di sì. Infatti Monica ha detto alla fin fine che per evitare non solo a te... Ma anche a tutti gli altri personaggi di andare attraverso questo, veramente, quella che lei ha definito un'orribile esperienza, perché lei diceva: sì, sono l'unica che è senziente, sono l'unica qui, sono intrappolata qui, perché esisto, perché... Cioè, è un casino. E quindi ha detto, per impedire non solo a te di soffrire, ma anche a tutti gli altri di soffrire, allora ho deciso di congiungere questa conclusione qua. Secondo me è quella migliore. Ovviamente. E razionalmente parlando ha ragione. Quando un gioco veramente fa più... che semplicemente essere banale, nel senso, perché per quanto possiamo girarla, tutti i giochi ormai hanno fatto passare qualsiasi argomento possibile immaginare. Questo gioco qua si è messo per curare le visual novel normali, si è messo per curare gli horror normali, si è messo per curare qualsiasi cosa dei file di gioco e delle meccaniche di gioco mai viste fino adesso. Insomma, qual è il gioco che ti induce a cancellare file di gioco al suo interno? Nessuno, penso io. Quindi non solo è la novità, ma è anche il come la novità viene presentata a chi sta giocando. Questa secondo me è la cosa più importante. Ed è gratis. E ripeto, è gratis. Se volete proprio sostenere chi ha fatto questo gioco, c'è un pacchetto su Steam di 9,99, è una cazzata, giuro, se sono 10 euro, non vi prendete due birre il sabato sera e ce lo pagate, probabilmente. Forse più di due birre, facciamo due cocktail il sabato sera e ve lo pagate. Sono... mi sembra 6 immagini, tutte le colonne sonore di gioco in qualità massima, tutte le full art in qualità massima, e sono 6 immagini a parte, 4 mi pare su i personaggi che sono disegnati a mano, o forse sono più di 6 adesso, non mi ricordo, comunque sono 4 sui personaggi disegnati a mano, mi pare, 2 extra e uno in particolare che è molto molto interessante. Quindi niente, ragazzi, se la serie vi è piaciuta, io non so per quanto effettivamente riuscirò a finire di montare il tutto, perché io ho finito di montare l'episodio 6 ieri. Secondo me in 3 episodi, secondo me 3-4 episodi ce la caveremo, però non so quanto tempo lo pubblicherò effettivamente, perché ci vuole tempo per fare le cose. Spero che la serie sia piaciuta anche a voi, ho visto che effettivamente sta piacendo e davvero è una cosa molto bella. Sono stato felice di portarlo per primo in Italia, non... Salute, caro! Queste qua sono questo le cose qua è l'ultimo. Stavo dicendo, ho rovinato il momento. Sorravo! Immagino se lo faceva durante quando eravamo con gli Uri, se si metteva. Mamma mia. No, lì mi tenevo qua, ormai ho detto una sfida. Stavo dicendo, sono stato felice di essere uno dei primi a portarlo in Italia. So che non sono stato il primo, però sono stato il primo a portarlo, secondo me, completo e tradotto. Tutti gli altri stanno aspettando che probabilmente esca la traduzione prima di portarlo. E secondo me è un male, perché la traduzione, tra virgolette, un po' delle cose li fa perdere, come sempre. Bene, direi che abbiamo finito, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, se vi piace iscrivetevi, per la prima volta in questa serie riesco a dirlo. Senza che Rosso usi aria fredda. Mi date un'idea per dopo.
E niente, se volete, come ho detto, potete sostenere il gioco è gratis, potete giocarlo, potete farvi tutti i finali che ne avete voglia, tutte le route che avete voglia, potete giocarlo come preferite, e basta. E quindi noi ci vediamo in After Story a questo punto. Ma o fra 5 minuti. Forse anche nell'altro finale, non lo so. Forse anche nell'altro finale, non ho mai idea. Quindi ci vediamo al prossimo video. Rovini i momenti peggio di me.